Ciao dal mio orecchio. Oggi in questo video ti voglio parlare di una cosa che ogni tanto è sottovalutata e che anch'io ogni tanto sottovaluto. E che cos'è? Beh, è l'importanza, del caro corpo. Io ve lo stavo dicendo vecchio, ma del caro corpo, del nostro corpo. Importanza in che senso? Beh, per te che fai Reiki, per noi che facciamo Reiki, il corpo è il nostro tempio. Il corpo è il veicolo. Anche se Reiki è un'energia potentissima e scorre lungo i nostri canali energetici, ha bisogno il Reiki di passare attraverso un corpo, e permettimi di mettere le virgolette, il più possibile pulito. Reiki. Rei è sì un'energia dell'universo, ma è anche Ki, la nostra energia. E capisci che se la tua energia è bassa perché non hai rispetto del tuo tempio. Cosa vuol dire non hai rispetto? Beh, vuol dire non fai movimento, vuol dire che per esempio mangi in maniera non adeguata, ok, e crei degli intasamenti, non so come spiegare, è come se l'autostrada per l'energia fosse leggermente occlusa. È come se nel tuo canale Reiki, è come delle arterie, diciamo, sono leggermente chiuse e quindi il flusso energetico è un po' diverso. E la connessione con il Reiki, questo lo puoi immaginare. Puoi immaginarti che se il Reiki vibra 100, adesso sto facendo dei giochi, non sto dicendo che è la verità, è solo per farti fare un click mentale, farti meditare su questa cosa. Quindi mettiamo che Rei vibra 100 e tu non fai sport e mangi in maniera non salutare o comunque non adeguata al tuo corpo, beh, allora magari vibri a 75. E cosa succede? Che Rei dovrà scendere e entrare e donarti la sua energia in un modo tale che il tuo sistema energetico non stia male, in modo tale che tu non ti fulmini. Capisci? Il Rei si adegua sempre alla nostra energia, altrimenti è il nostro circuito energetico, è il nostro circuito nervoso, proprio nervoso fisico, salterebbe se avessimo troppa energia e il nostro corpo non è pronto a riceverla. E come, non so se conosci i villi intestinali, sono, li abbiamo nello stomaco, appunto nell'intestino, scusa, e servono, fanno un po' così, no? Quando passa il cibo, fanno così e assorbono, spiegato in maniera molto semplice, e assorbono tutti i valori nutritivi, ok? Quindi tu puoi mangiare sano, puoi mangiare cose sane, ma se a livello fisico questi villi non funzionano, il cibo, l'assorbimento sarà minore, quindi dovrai mettere in atto delle tecniche, qualcosa affinché i tuoi villi intestinali siano puliti ed efficienti. E lo stesso così per l'energia. Dobbiamo mettere in atto tecniche che ci servono per far sì che l'energia, questo prana, questo chi, questo rei, si unisca al chi, al nostro chi e circoli in maniera fantastica dentro di noi affinché possiamo fare i migliori trattamenti Reiki possibili. Quindi il consiglio è, se ti piace fare sport, fai sport, sì, fai quello che ti piace. Puoi iniziare magari se non sei abituata, ecco, che stavo dicendo questo, sono un po' impappinato, dai. E, se invece, diciamo, se non sei abituata a fare sport, incomincia magari con sport leggeri, lunghe camminate, inizia magari con lo yoga, inizia magari col tai chi, se già non l'hai fatto, che comunque oltre al movimento ti aiutano a comunque sviluppare il tuo interiore e in più magari potresti fare altre tecniche, per esempio ci sono, in passato io facevo le arti marziali. Le arti marziali fatte ad hoc servono proprio per sviluppare la nostra energia e il nostro chi. Una volta che avremo aumentato il nostro chi con lo sport, l'alimentazione, certo, anche meditazione, anche buoni pensieri, anche meno stress, questo è logico, è tutto un pacchetto, diciamo. Allora
aumentandola, no? Il nostro chi aumenterà sempre di più la nostra connessione col Rei, ok? E boom, faremo dei trattamenti di Reiki magnifici e potremo aiutare meglio le persone. Ok, spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto ascoltalo, ascolta questo video, riascoltalo questo video con il cuore, senza giudicare alto o basso, ma è solo per farti fare un click, per farti capire cosa possiamo fare per migliorare, farti smuovere dentro delle cose, ok? Comunque, qualsiasi commento scrivi sotto e cos'altro dirti? Una buona ricerca del tuo chi per essere un reikista migliore. Alla prossima!